Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, ed event corrente mese Welcome Pharma SPA, ultimo aggiornamento, 15 ottobre 2021. Cosa è event corrente mese? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere event corrente mese durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cosa è event corrente mese? Ed event corrente mese ha un farmaco a base del principio attivo escina più dietilamina salicilato, appartenente alla categoria degli acido salicilico e derivati e nello specifico preparati a base di derivati dell'acido salicilico. È commercializzato in Italia dall'azienda Welcome Pharma SPA. Ed event corrente mese può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni ed event corrente mese 1% più 5% gel 40g ed event corrente mese 2% più 5% gel 40g. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: IB Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini SPA. Concessionario: Welcome Pharma SPA. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe: C. Principio attivo: escina più dietilamina salicilato. Gruppo terapeutico: acido salicilico e derivati. Forma farmaceutica: gel. Indicazioni: traumatologia minore. Posologia: applicare e spalmare un sottile strato di event corrente mese gel sulla cute della zona da trattare da 1 a 3 volte al giorno. La sicurezza e l'efficacia di event corrente mese nei bambini al di sotto dei 12 anni di età non sono state stabilite. Controindicazioni: ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Ed event corrente mese gel non va impiegato su lesioni aperte, ferite, mucose ed aree cutanee trattate con radiazioni. Non usare per periodi prolungati senza il consiglio di un medico. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: non sussistono rischi di assuefazione e dipendenza. Trattandosi di un preparato per applicazioni topiche, il suo uso deve essere esclusivamente esterno. Evitare il contatto con gli occhi. L'uso, specie prolungato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: non sono state segnalate interazioni con altri medicinali. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere event corrente mese durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere event corrente mese durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: in caso di gravidanza e durante l'allattamento si sconsiglia di utilizzare event corrente mese gel se non sotto stretto controllo medico. È tuttavia opportuno evitare l'uso prolungato, massimo 3 settimane, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Ed event corrente mese gel non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati: disturbi del sistema immunitario. In rari casi possono comparire reazioni di ipersensibilità come rossore, desquamazione e disidratazione della pelle. Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo. Dermatite da contatto. Segnalazione: vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica: farmaci per uso topico, per dolori articolari e muscolari. Codice ATC: M02H. Meccanismo di azione: l'escina agisce sulle pareti vascolari. In caso di aumento della permeabilità dovuto all'infiammazione, proprietà farmacocinetiche: assorbimento. È stato dimostrato, su varie specie animali e sull'uomo, che l'assorbimento dell'escina dopo l'applicazione topica è molto basso, 2%. Distribuzione: nel punto di applicazione sono riscontrabili concentrazioni chiaramente, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici rivelano assenza di rischi per gli esseri umani sulla base di studi convenzionali di farmacologia di sicurezza, tossicità per somministrazioni ripetute, genotossicità, tossicità riproduttiva.
Elenco degli eccipienti: essenza lavanda, essenza nerolene, carbossipolimetilene, miglumina, glicol propilenico, alcol etilico, sodio edetato, esildecannolo e esildecillaurato, etossidi glicol, butilidrossitoluolo, titanio diossido, acqua depurata. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.